Allora ragazzi, voglio fare un appunto, e tanto che non li faccio mi sembra di essere di nuovo un viaggio. Allora, guardo il primo tempo del Milan, guardo un pochino della seconda parte del secondo tempo, poi voglio farmi girettino in bicicletta. Quindi che faccio? Mi collego il telefono con la radio, mancava poco alla fine, ho detto va, facciamoci il girettino in bicicletta, e tanto allo stadio non ci sono, ma ascolto la partita strada facendo. Parto, faccio i miei chilometri, a un certo punto foro. Cambio la camera d'aria in 5 minuti come faccio sempre e uso la camera d'aria di scorta. Nel frattempo mi arriva un messaggio sul telefono che mi dice che ho finito l'offerta di internet. Uso sculo perché non avevo fatto caso che era, che sarebbe stato i, che oggi era il 15 oggi, sì, 15 mi scadeva, non ci avevo fatto caso, e non mi hanno preso il, e non mi ha preso la ricarica di internet. Quindi che faccio? C'ho da fare sempre qualche chilometro per tornare indietro, tra l'altro non mi riesce neanche a collegarmi alla radio presente in Milan. Torno, ho detto vabbè, dai, primo passante che trovo gli chiedo se mi presta lo spot, e rifaccio una ricarica online al volo, così faccio, mi giro in bici, ma metti, fa un incidente, tocchiamoci, metti, ho un imprevisto, qualcosa, e potrebbe, insomma, sempre bene avere il telefono a portata di mano. Becco due ragazzine, telefono in mano, mi fermo, gli dico, vada bimbe, me lo fate un favore, mi prestate lo spot che mi faccio una ricarica al volo. Non abbiamo internet. E vabbè, dico, vada che sculo. Trovo un'altra ragazzina un po' più avanti, gli chiedo anche lei col telefono in mano. Ora, io non è che lo chiedo solo alle ragazzine, è che ho trovato solo loro e cioè hanno il telefono in mano, ho chiesto educatamente. E anche loro, no, e anche lei, no, vada, non c'ho internet. Neanche lei, niente. Vado più avanti, vedo un, non so se era un negozio o qualcosa, insomma, che c'era dei bambini, dei ragazzini in sala d'attesa con i genitori, tutti col telefono in mano. Vado dal primo che trovo, gli faccio, scusa, me lo fareste un favore, mi fate un attimo, attacchi un attimo lo spot che avrei bisogno di fare una ricarica al volo del cellulare. Arriva il genitore, che sa che hai bisogno del mio figliolo, guardi, scusi, non sapevo era suo figlio, guardi, le chiedo a lei, tanto per me è uguale, sono a giro in bicicletta, ho appena consumato l'ultima camera d'aria di scorta, devo tornare a casa e avevo bisogno che qualcuno mi prestasse l'hotspot, mi ricarico al volo un secondo il telefono e poi dopo vado, nulla, almeno torno a casa, insomma, ci ho detto torno a casa, il mio figliolo stiamo se non le fa, chiedilo a qualcun altro. Vado dentro sto negozio, c'era, chiedo altre gente, nessuno che, tutti col telefono a mano, nessuno mi ha prestato un secondo l'hotspot per farmi una ricarica. Allora io ho girato l'Europa in bicicletta, a giro per il mondo mi hanno fatto dormire, mi hanno fatto mangiare, mi hanno ospitato a casa, mi hanno offerto colazioni, pranzi, cene, mi hanno offerto una tenda per dormire. Sono arrivato a Capo Nord, sono tornato indietro senza avere un problema, chiedo da Porcari a Lucca a 10 persone se mi prestano l'hotspot per farmi una ricarica del credito del telefono perché devo tornare a casa e può succedere sempre un imprevisto o qualcosa, ci fosse stato un cristiano che mi ha prestato 30 secondi il telefono per farmi una ricarica. Io ora capisco che le esigenze più grandi dei de bimbi di ora sono diventare influencer con i videogiochi o tre pack canzoni di merda che godo di più a sentire una forchetta che stritola in un piatto. Ma io mi auguro che se ci fosse un Cristo di questi ragazzi che un giorno abbia il ruzzo di andare un attimino a giro per il mondo, di questi qui che specie che i genitori mi hanno chiesto un favore, io mi auguro che un tornino a casa perché hanno bisogno di un qualcosa che nessuno gli dia una mano. Io porco cane, veramente abbattono l'orsi, dovrebbero abbattere le persone, porca puttana. Comunque vabbè dai, rota cambiata, ricarica internet fatta a un bar, comunque, ora vo a lavorare, se un muoio prima perché vista la giornata può succedere di tutto. Vabbè dai, ci si aggiorna, scusate lo sfogo.